good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Ti saluto di Natale e la squadra. Bocca al lupo, poi ci sentiamo. Ciao Stefano. Stefano, intanto ti saluto e guarda, sono proprio davanti alla porta degli spogliatoi che stanno aprendo, dove tu sei entrato qualche anno fa con la stroppa, con la 500, mi dicono. Ne avete fatte? Ti volevo fare gli auguri. So che compi gli anni, allora ti faccio gli auguri di buon compleanno con tutto il cuore. Un bacio e un abbraccio. Ciao Stefano. Divertente, abbastanza importante. Io mi ricordo diverse partite che hai risolto, vedi con Foggia, Milano, no? E ti ricordo con grande simpatia e grande affetto. Cosa posso dire? Ti faccio gli auguri per il compleanno e spero di sentirti o rivederti, ovvero trovarti, non lo so, in qualche modo. Ciao Stefano, volevo farti gli auguri di buon compleanno, ti sono vicino e non mollare mai. Prego. Ciao. La domanda? Gli scherzi di Stefano Borgonovo. Hanno fatto scuola a Udine i suoi scherzi, però allora il primo ricordo, il più bello, è quello che siamo entrati dentro quella porta lì dello stadio con la 500. E lì è una cosa ancora che nessuno riesce a capire, perché prendendo un po' le misure della macchina non si riesce a capire come siamo entrati.
abbiamo fatto fatica a uscire, però questo è il problema, perché non, cioè, non ci credevamo neanche noi. Ma tu hai aiutato a spingere fuori la macchina? Ma io ero dentro la macchina, perciò non riuscivo più a uscire, perché poi eravamo incastrati nel muro, perciò dopo in qualche maniera, non so se siamo usciti da sopra, io non mi ricordo, però lì è stata clamorosa quella e lì ci siamo messi tutti a ridere. Poi c'è stata quella volta che siamo andati a contestare il nostro allenatore sotto casa, abbiamo detto, abbiamo mangiato la pizza assieme, abbiamo bevuto un po' di birra, abbiamo detto perché non andiamo a contestare quel testone che abbiamo come allenatore, scherzando chiaramente. E allora siamo andati sotto casa, sapevamo dove abitava e abbiamo cominciato a urlare le parole più inimmaginabili per un allenatore, per il nostro allenatore. E una signora sotto casa aveva preso paura, pensava che fossero i tifosi che contestavano l'allenatore, perciò chiamò la polizia. E arrivarono da tre strade le volanti velocemente a capire, sono usciti tutti di corsa, poi hanno capito che eravamo noi e si sono messi tutti a ridere, insomma, con la signora che io guardavo impaurita dalla finestra che diceva meno male che è arrivata la polizia. Ma lì è stata clamorosa quella cosa lì, perché insomma, con l'allenatore che rideva a un certo punto, anche se si è sentito dire un mucchio di paperi perché ne abbiamo tutti i colori. Ma... E quella della mano invece? Quella della mano, la manita, me la ricordo perché è stato lui questo, proprio, è stato proprio lui questo, che poi io ho imparato e ho fatto la stessa cosa in un ritiro. Si è messo, adesso ha detto che non aveva voglia di firmare gli autografi, era pieno di gente, e si è fasciato la mano con il salvapelle, con la cosa. Io ho detto, che stai facendo Stefano? Ah, mi sto fasciando la mano perché esco tutti in... Ho detto, faccio finta di aver preso la botta, così non firmo, gli ho detto, sei un fenomeno, la prossima volta lo faccio anch'io, l'ho fatto anch'io, ma è un esempio da non seguire perché bisogna essere a disposizione dei tifosi, però insomma, credo che solo in quella squadra lì si potessero fare tutti quegli scherzi lì, e Stefano era uno che ne sapeva uno più del diavolo, insomma, e cioè queste tre cose sono... Tu conosci bene Stefano e conosci bene Adriano, fedele. Sì. Di Adriano Stefano ha detto... che una volta, quando c'era la Rai che lo inseguiva per le interviste post partita, il mister scappava via, l'operatore lo inseguiva, lui continuava a scappare e alla fine Fedele si è girato e ha detto non rompetemi che io devo andare a lavorare la terra. No, ma è clamoroso, io ne racconto una di Adriano. Allora, Adriano, stiamo giocando con il Milan in casa, siamo in campo, a un certo punto siamo 0-0 con il Milan di Capello, Massaro arriva la palla in, sai quando esce la palla dal fondo campo, sì. Per la rimessa in gioco gli arriva la palla in mano a Fedele che era fuori in panchina, a un certo punto Massaro si avvicina e allunga le mani per dire dammi la palla e non gliela dà, cavolo, tutte le telecamere che puntavano e non gli dà sta palla, c'è stato un attimo che tutti ci dicono che sta facendo il mister con la palla in mano, allora Massaro dice mister mi dia la palla e lui hai fretta, ecco, cioè, è stata clamorosa. E Borgonovo se la rideva, immagino. Ma Borgonovo sì, ma chiaramente qui eravamo un gruppo fantastico, ma noi ridevamo sempre perché ogni giorno con quei personaggi che c'erano qui poteva succedere di tutto, perciò da scherzi incredibili a verità, perché poi Adriano non è che scherzava solo, Adriano ne combinava tutti i colori, perciò insomma un bellissimo gruppo. Senti, vuoi fare gli auguri in anticipo, compie di anni tra pochi giorni Stefano, un augurio? Stefano, ti auguro veramente un bellissimo compleanno, ho voglia di venirti a trovare e continuo a essere spiritoso così perché sei tu che tiri sul morale di tutti, ho sentito Giovanni Stropo, ho sentito gli altri e sei un fenomeno come sei sempre stato, perciò un grosso abbraccio. Perché eri gioioso, allegro, ti ricordo ancora sempre quei giri scappati ed eri positivo, trasmettevi positività, quella positività che ti sta aiutando tantissimo in questa fase della tua vita. Ti faccio un grosso bocca al lupo, ti faccio anche gli auguri perché so che compi gli anni, un saluto ancora da Ciccio Marino. Questa presentazione di questa maglia che sta a significare il consolidamento di un'alleanza, chiamiamola così, di una collaborazione tra il Calcio Como e la Fondazione Stefano Borgonovo. Con essa abbiamo intenzione di aprirci molto di più alla nostra gente, alla gente di Como, a tutti gli sportivi, e così dando un segnale importante. Faremo altre iniziative congiuntamente alla Fondazione Borgonovo per raccogliere fondi e combattere questa terribile malattia, o la stronza, per dirla con la terminologia di Stefano.
Fabrizio Diana, io l'avevo buttata un po' in un modo scherzoso, l'avevo proposta in un modo scherzoso, invece poi alla fine il Como l'ha fatto davvero. E oggi come oggi sappiamo, insomma, le squadre di calcio hanno bisogno degli sponsor perché altrimenti non potrebbero sopravvivere, quindi comunque fare la scelta di non avere lo sponsor per qualche mese per dare spazio sulla maglia al logo della nostra fondazione, secondo me è una scelta comunque importante, una scelta ottima. Grazie, Como è dentro di me dal 1975. Grazie di cuore. Stefano. No, Stefano, ragazzo, che ne posso sembrare, ragazzo simpaticissimo, scherzoso, sempre gioiale. E ne ha combinate diverse. Una, che forse l'hanno raccontato il suo compagno, e una volta sono entrato con Stroppa con la 500 dentro il corridoio del Friuli, cioè una roba fino allo spogliatoio dentro, una roba allucinante. Ma un'altra volta che mi aveva colpito, si giocava spesso le amichevoli il giovedì e c'erano tanti bambini che ci aspettavano fuori, e lui si è fasciato tutte e due le mani e uscendo dice: ragazzi, mi sono fatto male, non posso fare autografo. E poi sono andato via, poi sono andato indietro e sto scherzando, cioè era un mattacchione così, ragazzo che veramente è un ragazzo che gli è sempre piaciuto sorridere, questa forse è la forza che ha dentro. E dava anche a voi una spinta in più, perché lui era il veterano, era quello più vecchio della squadra, tra quelli più anziani della squadra, per cui qual è l'insegnamento più bello che vi ha tramandato? L'insegnamento più bello calcisticamente, un ragazzo che lui dentro l'area di rigore era un bomber vero, e io che ero un difensore, allenarmi con lui a questa capacità di sapere attaccare il primo palo, che era un maestro lui, veramente mi ha fatto capire alcune cose, poi non ho capito tutte, ma alcune cose te le spiegherà adesso. Fra poco compie gli anni, fra pochi giorni, gli vuoi fare un augurio e soprattutto un saluto? Stefano, ti mando un abbraccio forte, ti voglio bene, e come se eravamo rimasti che dovevamo fare l'uno contro uno, io ancora aspetto. Ho messo qualche chilo, però sono convinto che adesso ti marcherò meglio. Mandi, Stefano, come va? Tutto bene? Ma io non volevo dirla, ma non si può dire perché qui c'è la censura, non si può dire, ma io ti chiederei. Tutto bene? Non te lo posso dire. No, mi vergogno, l'ho fatto per anni. Un salutone, un bacione, ciao. Quali non avreste potuto sicuramente portare avanti, oltre che alla malattia, ma questa grande lotta che sta aiutando tutti noi. E quindi un caro augurio di buon compleanno. Tanti auguri di buon compleanno. Abbiamo una cosa in comune oltre alla stronza di Sla e il nome, ed è la passione infinita per il calcio. Ah, dimenticavo, siamo entrambi bomber. Non ho usato il verbo eravamo perché gli amici mi chiamano ancora bomber, come penso capiti anche a te. Chiaramente c'è molta differenza tra il tuo calcio professionistico e quello mio dei dilettanti, ma la mia passione era così intensa che la vivevo come un professionista, e come me ce ne sono tanti. Quando in una delle tue prime interviste parlavi del tuo amore per il calcio e che saresti pronto a scendere in campo per dare due calci al pallone, ho visto nei tuoi occhi la mia stessa passione. Devo ringraziarti tanto per la tua uscita allo scoperto, per far conoscere la SLA utilizzando il calcio, che sappiamo quale cassa di risonanza ha in Italia. Io nel mio piccolo sono riuscito a far conoscere la SLA nel mondo del calcio dilettanti e del Friuli, e devo dire che ci sto riuscendo guardando le iniziative fatte pro SLA. Complimenti per la fondazione che insieme a tua moglie Chantal stai portando avanti. Ciao Stefano da Stefano.